Ringrazio veramente a tutta la piazza del Cesena, alla società per essere qui. Io ho accettato con grande entusiasmo, dalla mia bocca non è mai uscito un no, anche quando abbiamo trattato il direttore, ci sentivamo praticamente tutti i giorni e per me è stata una cosa straordinaria tornare qui e mi sento una seconda pelle addosso perché, come hai detto tu, mi dà un senso di responsabilità enorme e questo mi fa stare bene e mi dà ancora più carica. Quindi veramente grazie per questa possibilità e io posso solo dire che darò il massimo, darò tutto me stesso per questa piazza, per questi colori, per questa società che veramente merita tantissimo per quello che ha fatto, per quello che sta facendo e per quello che farà, perché venire a giocare a Cesena per un giocatore, l'ho detto anche a Genova quando sono arrivato l'anno scorso, per un giocatore è una cosa importante, è una cosa bellissima e credo che ora chiunque vorrebbe venire a Cesena. Però ribadisco anche nel discorso che ci facciamo in privato col direttore, chi viene qua a Cesena deve venire con una mentalità diversa rispetto ad altre piazze, perché qua ci devi mettere il cuore, perché in campo si va con il cuore, quello che ho fatto io, quello che fanno i miei compagni. Quindi io credo che quest'anno sarà un anno decisivo. E credo che chiunque arriverà verrà qua con la giusta mentalità, ma soprattutto viene qui non per altri fattori, ma proprio perché qui a Cesena ci devi venire con il cuore, con la giusta mentalità, perché veramente venire qua è importantissimo. Quindi è stato un colpo di fortuna, tu hai giocato 5 partite, neanche tutte da titolare, e sei stato un mese, però di fatto è come se tu non fossi mai andato e ti chiedo però cos'è stato quel mese lì, perché evidentemente. Ma quel mese lì all'inizio è successo di tutto. Sono arrivato, dopo 2 partite hanno mandato via, c'era Modesto, è arrivato il mister. Ecco, anche il mio ritorno è stato fondamentale, anche il mister, perché abbiamo un rapporto veramente forte. E quindi io credo che questa scelta è stata fatta anche per questo, no? Perché al di là di venire a Cesena e giocare per il Cesena, che è una cosa meravigliosa, ci sono tanti fattori che poi hanno prevalso la mia scelta, che è stata quella di avere un rapporto diretto con il mister e poi anche con la società, comunque c'è un legame molto stretto e anche poi dopo ho conosciuto una persona come il direttore che veramente, oltre ad essere un direttore, è un amico, quindi possiamo parlare di tutto e veramente questo è stato meraviglioso. Intanto il Presidente ti ha proposto grandi contratti, qualcosa che poi stabile nel futuro. Sì, assolutamente. Questo mi ha dato un'ulteriore conferma che ho fatto la scelta giusta, perché è una società che punta molto su di me, è una società che ha fatto un progetto, ma un progetto, quindi io sono onorato di far parte di questo progetto e ora, ripeto, darò tutto me stesso per far sì che tutti questi sacrifici che hanno fatto la società vengano ricompensati nel migliore modo possibile. Vincenzo, è la ricerca di certezze, no? Come ha detto un po' il direttore, umane, tecniche, il tuo Ricci, come siete voi i tre leader di questo squadra giocano lì? Sì, noi, ripeto, noi abbiamo una certezza che chiunque è in squadra ora, la squadra è formata da esperti e da giovani, no? Però io dico, gli esperti che ci sono qui con il cuore, perché veramente è una cosa importante, perché chi è qui è voluto rimanere fortemente qui e giocare per Cesena vuol dire tanto. Quindi secondo me quelli che ci sono ora sono fondamentali per una crescita importante di questo Cesena e credo che questo sia l'anno giusto per fare qualcosa di diverso, qualcosa di importante, perché
al di là di tutto ci sono uomini che fanno parte di questa rosa quest'anno in squadra, quindi è una cosa importante e bisogna giocare proprio su questo. Cosa ti ha conquistato veramente Zena? Perché mi ricordo che intervista dopo la partita con Limonese, subito mi hai detto guarda, rimango, se mi chiedo di rimanere rimango. Cosa ti ha conquistato? Ma io credo molto nel rapporto umano, al di là di quello economico, l'aspetto economico e tante cose. Io guardo molto, molto l'aspetto umano e mi ha conquistato questa società, veramente, formata da persone umili, da persone per bene, che nel calcio ora difficilmente trovi. Poi è successo quello che è successo del Covid, ci siamo fermati un attimo. E il mio primo pensiero era quello di tornare a Cesena, far parte di questa meravigliosa famiglia. E poi si è aggiunto anche la riconferma del mister, si è aggiunto il direttore che è stato veramente fondamentale per fare questa operazione. E diciamo che sono stato rapito da questa grande famiglia. Hai spiegato molto bene, quindi. Innanzitutto se ti voglio chiedere, sei un po' vacillato quando ti volevano comunque anche Avellino e Palermo, che probabilmente faranno campionati per andare diretti in B, se è stata anche una scelta extra calcio tua, su Cesena come qualità della vita, oltre che chiaramente sportiva? Assolutamente no, io ho avuto un contatto diretto anche con allenatori, con l'allenatore dell'Avellino, con il direttore del Palermo. Ma sinceramente io pensavo solo a tornare a Cesena. È normale, diciamo che non ho chiuso la porta né al Palermo né all'Avellino per una questione di rispetto, perché anche nelle trattative bisogna avere rispetto per le altre persone. Quindi, però nella mia testa c'era solo Cesena. Poi comunque sapevamo già bene, avevamo già bene il quadro della situazione, come diciamo muoverci nella trattativa. È stato determinante poi il Cesena, che ha fatto un affondo sull'Entella, e quindi siamo qui e io non volevo altro che rimanere, che tornare. Lo schermo che sta vedendo il Cesena che sta nascendo. Sì, siamo una squadra in costruzione, però ecco, il mister già ci ha dato una mentalità vincente, una mentalità forte che anche con i giovani deve funzionare. Siamo in fase di costruzione e ora sfruttiamo bene queste settimane per metterci a posto fisicamente, e però comunque sono molto fiducioso perché questo Cesena secondo me sarà una bella sorpresa. Ecco, fisicamente come ti senti? Perché qui passati 6 mesi senza precedenti, giudicare strano. Sì, io sono andato via da Cesena con uno stiramento al flessore, però comunque nel lockdown, nel periodo, comunque sì, ce l'ho avuti. Poi anche con il preparatore ho fatto un bel lavoro, mi mandava tutto il programma, quindi mi sono allenato per bene, sono guarito, ora sto bene fisicamente e siamo pronti, dai, per fare bene. Queste 2 settimane che in teoria mancano avvicinamento a Milano a questo punto. Ma curiosità, non so, voi determinazione. No, sì, la determinazione c'è sempre. Quando metti piede in campo per gli allenamenti, la determinazione c'è sempre. Stiamo aspettando con ansia questo momento, perché è da marzo che non facciamo una partita di campionato, quindi ci abbiamo gran voglia di ripartire, di iniziare, e speriamo bene. Ti chiedo da centravanti, da napoletano, da giocatore passionale, da chi è stato abituato a giocare in stadi importanti, ecco, pensare di giocare a porte chiuse cosa significa?
Questo è un brutto colpo perché giocare a porte chiuse senza l'adrenalina che ti trasmette il tifoso è veramente, veramente fastidioso. Però poi soprattutto qui a Cesena che hanno un pubblico fantastico, una tifoseria fantastica, quindi però bisogna per forza andare in campo così, cercare di trovarti stimoli giusti, anche se indossare la maglia del Cesena è già uno stimolo in più per tutti, quindi sarà difficile, però pensiamo in positivo e speriamo che al più presto riaprano gli stadi. Sì, a Taranto, i primi 6 mesi, c'era una squalifica del campo, abbiamo giocato 6 mesi praticamente a porte chiuse. Come andò? Molto bene, sì, andò bene, cioè i tifosi non c'erano nello stadio ma erano fuori, li sentivi, quindi, però, bene. Sul campionato si riesce a dire qualcosa di... non banale, credo non sia facile in questo momento perché non si sa ancora il girone, non si sa ancora la data, in teoria è il 27, voi lavorate ovviamente per quello, però poi insomma se non escono questa settimana è inevitabile poi uno slittamento. Le aspettative in questo senso quali sono? Perché anche per il mercato ovviamente, certo, il mercato di gennaio, no? Dove le aspettative per il campionato? Del campionato, cioè sì, sì. Trovi di fronte 19 squadre, quali? Cosa può succedere? Ma è un campionato comunque competitivo perché ci sono squadre importanti. Ora non sappiamo se ripartirà o meno il campionato del 27, però noi ci prepareremo al meglio. E il Cesena non ha obiettivi quest'anno, diciamo che pensiamo partita dopo partita a fare bene e cercando di fare meglio possibile. Possiamo dire che l'obiettivo è la partita. L'obiettivo sicuramente, quello durante l'anno io te lo dirò sempre che bisogna pensare partita dopo partita, perché se pensiamo a dare un obiettivo ai tifosi, alla piazza, è normale che dentro di noi ci deve essere, perché se no giochi per niente. Però non ci diciamo, come dire, direttore, mentalizziamo su sta cosa di poter fare qualcosa. Noi pensiamo a ogni partita, dobbiamo ottenere 3 punti. Ogni partita l'obiettivo sono i 3 punti, quindi per ora rimane quello e diciamo fino a marzo rimarrà quello. Poi da marzo vediamo dove siamo e ci faremo 2 conti.